Ciao ragazze, nuovo video. Oggi volevo parlarvi di Rossetti MAC. Innanzitutto scusate la voce nasale, ma sono raffreddatissima da una settimana e non vuole passare, però questo è un altro discorso. Volevo parlarvi appunto di Rossetti MAC. Io ne ho due, quattro, quindi 4, 8, 12, ma non sono tutti originali. Come avrete letto dal titolo, volevo mostrarvi i rossetti MAC originali e i rossetti MAC fake, quindi le imitazioni per eccellenza, perché sono fatti veramente molto molto bene. Se non si ha occhio, quindi magari per chi non conosce bene i rossetti MAC, possono sembrare originali, ma in realtà non lo sono, per delle piccole, dei piccoli dettagli, ecco. Io ne ho 4, 8, 9 originali e 3 appunto fake. Io non sono un'espertissima di rossetti MAC perché non è tantissimo che li sto, diciamo, collezionando. Ho iniziato verso settembre-ottobre a comprarli. Comunque, se sai, i rossetti MAC costano parecchio, però uno ogni tanto, uno sfizietto, me lo sono voluto togliere. Comunque, girovagando su internet, avevo trovato dei siti appunto MAC che all'apparenza sembravano originali. Ovviamente erano diversi dal sito MAC originale, però le foto, quindi rossetti, ciprie, fondotinte, eccetera, erano molto simili agli originali. Ho iniziato ad informarmi, anche chiedendo ad alcune amiche che erano più esperte di me, se potevano o non potevano essere originali. In tutti i siti che trovai io mi dicevano no, sicuro non sono originali, no, non sono originali, no, non sono originali, anche perché i prezzi erano molto bassi. Al che un giorno però mi chiama una mia amica e mi dice: Rob, ho trovato un outlet MAC su internet, è fantastico, io ho già acquistato, sono originalissimi. Io, convinta, vado su sto sito. E subito ho detto: mi fa strano che un outlet MAC, nonostante sia un outlet, abbia dei prezzi così bassi. Perché comunque i rossetti che io vi andrò a mostrare, questi tre, io li ho pagati massimo 4 euro. E per un rossetto MAC, anche se in un outlet, anche se magari di un'edizione vecchia, è veramente molto poco. Perché comunque se si va su altri siti, quelli originali, anche se di vecchie edizioni, anche se usati, non li si trova a meno di 10-15 euro. Comunque ho detto: vabbè, proviamo, prendiamoli. Se sono originali, buon per me, se non sono originali, pazienza. Per 2-3 euro non ci andavo a perdere chissà quanto, e così mi sono buttata e ho acquistato questi tre rossetti MAC, appunto. Appena li ho aperti, li ho subito confrontati con quelli che avevo già, e a primo impatto, aprendo solo questi, sembrano veramente originali, perché comunque c'è il logo, c'è il numerino sotto e tutto. Quindi a primo impatto ho detto sì, sembrano originali, ma poi confrontandoli sono andata subito a notare la prima differenza. Questo è originale, questo no. Probabilmente, forse dalla videocamera non si nota, ma quello originale è leggermente più piccolo rispetto a quello non originale. Questo è un pochettino più basso. E poi, altra cosa che ho notato è il logo. Il logo del rossetto MAC originale è leggermente più piccolo rispetto, forse con questo si vede meglio. Sì, con questo qua si vede un po' meglio. Il rossetto fake ha il logo MAC scritto più grande rispetto a quello originale. No, metti a fuoco. Ok. È anche scritto un po' più in grassetto. E quindi io subito ero andata a notare queste piccolezze, però diciamo, inesperta, potevo benissimo pensare che magari a seconda dell'edizione il packaging è più grosso, più piccolo, la scritta è più grande, più piccola, anche se ero un po' titubante. Allora, cosa ho fatto? Sono andata da appunto delle mie amiche che erano esperte MAC a chiedere, gli ho mandato le varie foto e anche loro erano titubanti. Hanno detto: sì, sembrano originali, però queste piccolezze sono strane, perché comunque qua io ho gli altri rossetti MAC, sono quelli originali, sono tutti identici, nonostante magari edizioni diverse. Una mia amica, Nadia,
mi ha fatto notare una terza stranezza. Mi ha chiesto i nomi dei rossetti fake. Io sono andata a darglieli, gli ho mandato la foto e lei subito mi ha detto no, sono falsi, sono fake. Perché? Per un'altra piccolezza. Il nome, che può essere identico a quello dell'originale, questo è la schedina sotto, in quell'originale, vedete, non c'è non c'è la scritta MAC. In quello fake, come potete vedere, c'è la scritta MAC. In tutti i fake che ho, questi tre che ho, sotto nel timbro di numero e di colore c'è il nome MAC. Io spero riusciate a vedere, se no fidatevi sulla mia parola, ma c'è. Adesso vorrei farvelo vedere, forse così si vede, sì. Invece, adesso me ne prendo un paio di quelli originali. In quelli originali non c'è nessuna scritta MAC sotto, c'è solo quella del packaging. Qui sotto invece no. Poi sono tornata sul sito per confrontare, diciamo, questa cosa, per vedere. Comunque le foto sono veritiere, i prodotti corrispondono alle foto, però diciamo che volevo un pochettino capire se c'erano dei punti chiave nel sito che facessero capire che erano dei fake. Sono andata, tante foto erano molto simili l'una all'altra. E lì mi sono accorta di una cosa: io due dei rossetti fake che ho comprato sono uguali, ma hanno nomi diversi, sono uguali, cambia numero. Io non me ne sono resa conto sul sito, sono andata dritta a comprare la 11 e la 15, che sembravano sì simili, ma sul sito erano colori, la 15 mi pare che era un colore un po' più scuro rispetto alla 11. Me ne sono resa conto solo dopo. Ovviamente a me che questi siano dei falsi non mi interessa, perché io andrò a utilizzarli comunque, anche perché sono dei... E porca loca, continua ad aprirsi il rossetto, chiuditi. Perché andrò ad utilizzarli comunque in qualsiasi caso, perché non ho nessun problema ad utilizzare dei falsi. Sapete che io ho altre cose false di là, nella mia postazione make up, la palette Too Faced ad esempio, o la Naked Basic, sono falsi, ma non mi interessa, cioè mi piacciono, le uso, ovviamente non sono fantastiche come le originali, però le uso. La differenza di prodotto dei fake rispetto agli originali non è eclatante. La differenza che si nota quando si vanno a indossare questi fake con gli originali è semplicemente, diciamo, la consistenza, la stesura, perché gli originali sono molto più morbidi al tatto, mentre questi qui fake sono leggermente più duri, diciamo così. Però la durata è realmente la stessa, perché io un rossetto MAC, a me un rossetto MAC dura tutto il giorno quanto mi dura tutto il giorno un rossetto MAC fake. Quindi ovviamente io ho fatto questo video per cercare di aiutare magari soprattutto le ragazze inesperte, come lo ero io, ce lo sono, a non farsi abbindolare. Io ovviamente sono andata, diciamo, ad acquistare con la cosa "se sono falsi non mi interessa" e avevo il dubbio. Però magari ci sono magari le ragazzine, quelle più piccole, quindi quelle più inesperte, che vogliono un rossetto MAC perché magari vedono le super guru che li usano, trovano questi siti, li comprano con la cosa che sono originali ma poi non lo sono. È vero che costano pochissimo, perché comunque ci sono i prezzi del sito variano dall'euro, euro 30, euro 40, ai 5 euro, massimo 6 euro magari per le cipre o i blush. Quindi comunque sono prezzi molto economici rispetto ovviamente ai prezzi MAC originali, però comunque non è bello farsi abbindolare. Io ovviamente posso consigliare alcuni siti, sconsigliare alcuni siti che, se volete, vi
vi andrò poi a dire quali sono. Però ci sono alcuni altri posti, sempre online, che invece vendono quelli originali, lasciando il sito MAC ovviamente, ma su Depop ad esempio, so che vi faccio una testa tanta su sto Depop, però a me Depop piace, che vendono quelli originali. Io ne ho comprati da lì, adesso non mi ricordo quale ho comprato. Ecco, questo qui è l'ultimo che ho comprato su Depop ed è originale. Questo qui è Rebel. Mi è arrivato con la scatolina e tutto. Praticamente io questo, alcuni di questi rossetti li ho acquistati da dei rivenditori MAC, quindi magari, come posso dire, negozianti MAC che li comprano in negozio a prezzo, magari a prezzo di costo, e li rivendono a prezzi più bassi rispetto al negozio. Di queste ne ho trovate tante. Non so se sia legale fare una cosa del genere, non lo so, però penso che sia, non lo so. Comunque ci sono, e i rossetti sono originali, li si paga meno, perché io il massimo che ho pagato il rossetto originale è stato 16 euro, 17 euro, quindi comunque meno rispetto al prezzo MAC da negozio o da sito. Come, che altro dire? Queste sono le differenze che si notano subito appena si mettono a confronto l'originale con il fake. Però, come vi dicevo, sono comunque degli ottimi rossetti, quindi se, non so, si vuole tappare un buco e avere la cosa del ho un rossetto, diciamo, MAC nella collezione, si può tranquillamente prendere questo. Ovviamente se siete fissati realmente col marchio MAC, non andate su questi siti. Se invece non vi interessa, fate come ho fatto io. Ne ho comprati tre. E boom, ho riempito i buchi. E niente, questo è tutto. Io spero che il video vi sia stato utile, che vi sia piaciuto. Vi mando un super super bacione come sempre e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!